Buone notizie per i pendolari della tratta L'Aquila-Sulmona. È stato consegnato questa mattina il primo dei 4 nuovi treni Swing che garantiranno 14 collegamenti giornalieri. Più comfort, più affidabilità e puntualità, garantisce l'amministratore delegato di Trenitalia Barbara Morgante, parlando dei nuovi 4 treni che si aggiungono a quelli denominati Jazz, già in servizio dal dicembre 2014. Il primo partirà alle 16:17 da Sulmona verso L'Aquila. E il servizio per i 2/3 sarà tutto fatto già da domani con questi nuovi treni. Da fine febbraio, con l'arrivo del quarto ed ultimo, tutto il servizio sul Sulmona-L'Aquila sarà effettuato con questi nuovi treni, che sono treni, lo vedete voi stessi, belli esteticamente, perché bisogna curare anche questo esternamente, ma soprattutto internamente. Garantiscono comfort, garantiscono security, hanno delle videocamere all'interno e all'esterno per il controllo dell'ambiente interno ed esterno, hanno delle prestazioni ottime, sono quindi assolutamente, credo, verranno apprezzati da quanti tutti i giorni, e non solo tutti i giorni, hanno necessità di fare questo tipo di spostamento. In arrivo poi anche altri cambiamenti e novità per velocizzare il collegamento tra aree interne e aree costiere. A questo investimento ne segue uno nelle prossime settimane, riguardante la dotazione ferrata nella direzione L'Aquila-Pescara, che riduce i tempi di percorrenza. Sono due fatti coerenti, assolutamente corrispondenti, che permetteranno agli Abruzzi di diventare Abruzzo, come dice Pierpaolo Pietrucci.